Ehi tu, patonzola! Ti avevo detto io che sei arrivato ai 100 iscritti. E di saputo che quando si arriva ai 100 iscritti si fa il big money. Io e te adesso andiamo a Dubai, compro un bel Lambo, affitto un bel appartamentino di quei, insomma, bel grandi con la sauna integrata. Non ti vedo convinta. Ma vero convinta, quasi quasi la cambio. Ah ragazzuoli, a parte le entrate cringe, oggi devo affrontare assolutamente un argomento che su questo canale non può mancare, che è l'argomento della DeFi. Ma prima di iniziare voglio chiedervi assolutamente di iscrivervi al canale, perché questo canale ha dei tempi di visualizzazione enormi, molte visualizzazioni rispetto al numero di iscritti, ma non vi iscrivete. Ed essendo che il numero di iscrizioni, per quanto a me possa interessare relativamente, a me interessa che i video vi piacciono e che vi portano qualcosa, un valore aggiunto, però purtroppo il numerino lì che sta affisso là sopra di iscritti molto spesso porta autorevolezza e porta altra gente a conoscere e ad iscriversi al canale. Quindi se potete, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto, ma soprattutto condividete i video con i vostri amichetti. DeFi sta per Decentralized Finance, cioè finanza decentralizzata. Il succo del discorso è che con la blockchain e gli smart contract si riesce ad avere tutti gli strumenti finanziari, quelli che di solito abbiamo tramite un istituto finanziario, una banca, semplicemente sfruttando appunto la tecnologia, semplicemente sfruttando quelli che sono a tutti gli effetti dei software, senza il bisogno di avere appunto un intermediario, un istituto bancario, eccetera eccetera. Il mondo della DeFi però ha un piccolissimo problema. È un mondo stracolmo, e quando ripeto stracolmo, di scammer, di rug puller, di gente che se piglia i soldi e se ne scappa. Quindi oggi andremo a vedere degli strumenti che cercheranno di evitarvi queste spiacevoli sorprese. Quindi vedremo i principali siti per andare a individuare quelli che sono dei protocolli DeFi già affermati, che quindi non vi porteranno a fare i 1500 per, quindi a discapito dell'APY, però di andare a trovare dei progetti che sicuramente non andranno a scammarvi e sul quale non andrete a perdere dei soldi già all'inizio dell'investimento. Poi andrò a vedere un altro tipo di strumento, che sono quei siti, quei team che si mettono al posto vostro a leggere e ad analizzare gli smart contract. Bene, eccoci qua, quindi la prima cosa che andiamo a vedere sono quei siti che ci permettono di andare a individuare dei progetti già più che affermati, anche se poi non è proprio così vero, perché poi su, per esempio, il primo sito che vedete, che è Dapp Radar, trovate anche progetti nuovi, anche degli scammini in realtà, quindi fate sempre attenzione, cercate di metterli in ordine di volumi e di TVL. Il primo sito, quindi Dapp Radar, in realtà non va a identificare solo progetti DeFi, ma identifica anche play to earn, quindi gaming su blockchain, NFT, eccetera. Anche se molto spesso possono essere la stessa cosa. Vi faccio un esempio velocissimo, senza entrare nel dettaglio: Mobox, se volete andare a vederlo, che poi è uno di quei progetti che su Binance in questi giorni è stato pumpato tantissimo perché è stato listato il token di governance. Mobox, per esempio, fa parte sia della DeFi, perché permette di ha delle pool all'interno, quindi lo stake e le pool e il farming di token, anche con stablecoin, ha all'interno il play to earn e ha all'interno gli NFT. Quindi quello, per esempio, può essere un progetto visto in tutti e tre gli ambiti. Dapp Radar, come vedete, vi dà una schermata iniziale dove potete vedere un po' tutto. Se cliccate su DeFi andate a vedere i progetti in chart. Come vedete, i primi progetti sono progetti conosciutissimi per chi un po' mastica appunto di DeFi: Uniswap, Aave, PancakeSwap, Curve, Compound. Sono tutti progetti che vi danno una certa sicurezza, ok? Se entrate in uno dei progetti, poi vi permette di andare a aprire direttamente il sito, l'app, dove potete subito iniziare a fare il vostro stake, a mettere in pool, a fare le vostre rendite passive, e vi dà vari tipi di dati, appunto il market cap, il TVL, quello che vi dicevo prima, il prezzo del token, eccetera eccetera. Il secondo sito è DeFi Llama. Anche qui i progetti vengono indicati per importanza, per TVL. Vi dà un'idea del change, del cambio nelle ultime 24 ore, vi dà un'idea dei dati per quanto riguarda la dominance che c'è sulla DeFi,
e potete andare a vedere i progetti in base appunto al TVL, quindi al ranking del TVL, e anche in base alle chain, quindi i progetti solo su Ethereum, solo su Binance o comunque che hanno il predominio sulle varie chain, su Avalanche e Solana, che sono le due chain che stanno pompando tantissimo in questo periodo, Polygon e Terra, e poi ce ne sono anche altre, come vedete, altre chain. Quindi una serie di progetti che potete, secondo me, andare appunto a spulciarvi in base alla vostra chain preferita, che potete andare a mettere in ordine tramite appunto il ranking TVL o addirittura in market cap TVL, che ancora vi dà un'idea ancora più precisa, perché appunto prende in considerazione sia la market cap che il totale bloccato, vi dà questo valore decimale che vi va a indicare dei progetti sicuramente molto sani. Il terzo sito è DeFi Pulse, che anche in questo caso vi dà un'indicazione di massima su quelli che sono i progetti più grossi. Come vedete qua sotto, i primi infatti sono Aave, InstaApp, Curve, Compound, Maker, Uniswap, e sono in questo caso indicati appunto per il totale locked, e ve lo dà in USD. Un altro sito molto molto importante per andare a valutare progetti appunto di un certo livello è CoinMarketCap. Su CoinMarketCap potete trovare di tutto, insomma potete trovare come per Dapp Radar, insomma tutta una tipologia di progetti. Se andate a cliccare sul tastino DeFi avete veramente un'infinità di filtri che potete andare a utilizzare in base alle vostre conoscenze, quindi market cap, volume di scambio. Anche qui appunto potete andare a mettere i vostri filtri e andare a individuare i progetti che stanno crescendo, che sono in crescita, e i progetti che hanno una capitalizzazione più alta e quindi sicuramente sono più sicuri rispetto ai progetti appena nati. Voglio indicarvi un'altra strategia molto importante che può servirvi appunto per andare a individuare dei progetti, che sono quelli di andare a scannerizzare appunto la chain di appartenenza. Io qua vi ho messo BSC Scan, Polygon Scan e Ether Scan. Sono appunto quei siti che vi permettono di scannerizzare tutta la chain, quindi non solo i progetti DeFi, ma possiamo andare a fare un esempio. Se noi andiamo per esempio su BSC Scan, andiamo sotto Research, abbiamo la possibilità di andare a vedere tutti gli yield farm list. Ovviamente qua sotto gli yield farm list andremo in realtà a vedere un sacco di progetti appena nati, quindi state attenti, perché questo è un po' il contrario di quello che vi stavo dicendo. In questo caso qua andiamo a trovare dei progetti che devono ancora nascere o che sono appena nati, che possono essere dei potenziali per mille, hanno però veramente una percentuale di rischio veramente elevata. Questi siti appunto, BSC Scan, Polygon Scan, che vi permettono di andare ad analizzare, ad scannerizzare appunto la chain, tenetene a mente, perché potrebbero servirvi appunto per quelli che sono i siti che vi faccio vedere adesso. Ora andiamo a vedere quei siti che sono più che altro dei team che aiutano noi persone normali, che quindi non siamo developer, che non conosciamo la programmazione degli smart contract, per andare a capire se i progetti su quali vogliamo andare a investire sono effettivamente sicuri, sicuri da tutti i punti di vista, quindi sicuri dal punto di vista dell'hacking, sicuri dal punto di vista che non abbiano dei contratti che permettano appunto a questi progetti di andare a rubarsi i nostri fondi, eccetera eccetera. Basterebbe un solo e un unico sito, che è DeFi Yield. DeFi Yield si suddivide nel sito di DeFi Investigation, che appunto ci fa vedere tutti gli audit. Gli audit non sono altro che delle verifiche sui vari progetti. Basterebbe DeFi Yield, perché su DeFi Yield abbiamo la possibilità di andare a analizzare, in base al nome del progetto, tutti quegli audit che sono stati fatti appunto su quel progetto, se ce ne sono, e andare a vedere le criticità. Vi ho detto appunto di lasciare i siti di prima, quindi BSC Scan, Polygon Scan, eccetera, perché possiamo fare una prova. Per esempio, questo progetto che è stato aperto l'11 agosto sulla rete BSC si chiama Barran Finance. Se noi andiamo a copiarci, andiamo a cercare questo progetto su DeFi Yield, andiamo a notare che è stato appunto verificato solo da un team, che è il team Aachen. Aachen io non lo conosco come team appunto di audit, però possiamo andare a cliccare sul report e andare a vedere che cosa hanno fatto questi qua. Vedete che fanno, c'è un PDF che fa un'analisi completa dello smart contract e va, andrete magari a leggervo, a dirvi quelli che possono essere appunto i problemi critici, i problemi alti, problemi medi, eccetera eccetera. Gli altri siti sono Ragdoll, Certiq e Paladin, che sono appunto dei siti che fanno un servizio di audit per quanto riguarda appunto i protocolli DeFi, gli smart contract DeFi. Per esempio, se noi andiamo a vedere
questo 12 Ships, ha appunto un audit da Certic. Quindi noi possiamo usare solo DeFi Yield oppure andare a cercare questo progetto su Certic. Su DeFi Yield appunto c'è Certic che è andato ad analizzare questo progetto 12 Ships e dà uno score del 94%. Anche qui possiamo andare a leggerci il report che ci dirà le criticità e ci dirà in questo caso perché questo progetto è definito al 94% valido. Potete vedere come progetti molto grossi come One Inch Exchange ha una serie enorme di audit fatti da vari team. Vedete che qua ci sono vari use. Se voi andate ad aprire appunto i vari report, potete andare ad analizzare quali sono i problemi, se ci sono dei problemi di sicurezza, se ci sono dei problemi gravi. Se vedono per esempio su Ragdoll, un progetto in cui io avevo investito e che ho fatto portare a alto rischio perché questi non si erano accorti, quindi fate attenzione perché non è sempre al 100%, insomma dovete sempre fare un'analisi voi personale dei progetti, ok? Però per esempio Barnes Finance adesso è passato a medium, quindi ha fatto delle correzioni, era passato ad alto rischio perché aveva un'enormità di problemi e soprattutto in un certo senso sembrava volesse fare un soft rug, quindi un soft stolen dei vostri fondi. Qua vi fanno per esempio una serie di update che il team continua a fare sui vari progetti e vi dice perché è medio rischio, oltre al fatto che vi dice che questo qua è un progetto che ha fatto il KC, quindi il developer si è identificato alla piattaforma, eccetera eccetera. Stessa cosa vale per Certic. Un altro sito molto molto importante per quanto riguarda appunto la valutazione dei progetti è Paladin. Viene veramente osannato dai più e viene messo in grande sui vari progetti. Per esempio, se andiamo a vedere il sito di Barnes, appunto, per fare un esempio, vedete che qua a sinistra vengono appunto messi in risalto questi team che fanno appunto la valutazione dei contratti. Loro, conoscendo questo progetto, non vedono l'ora di avere appunto l'audit anche da Paladin per appunto sentirsi autorevoli e avere una certa stima dal pubblico DeFi. Bene, dopo aver visto tutto questo popò di roba, ora voglio darvi dei consigli miei personali. Il primo in assoluto è quello di stare attenti a non farvi attrarre da APY, APR altissimi. Fate molta attenzione, molto spesso sono degli specchietti per le allodole. Date sempre un occhio agli ROI, quindi al guadagno giornaliero, perché molti di voi magari non si rendono conto che le APY e anche le APR sono delle percentuali di rendita che vanno a basarsi su un guadagno annuale, che molto spesso non sono neanche costanti. Quindi andate a vedervi sempre anche il ROI. Secondo consiglio è, quando volete entrare su una piattaforma DeFi e quindi mettere in rendita i vostri fondi, ricordatevi che è inutile che entrate con piccolissime quantità. Certo, se volete fare dei test va bene, ci può stare, degli esperimenti, però ricordatevi che se mettete 100 euro su un APY altissimo magari del 100%, ricordatevi che se quell'APY rimarrà costante tutto l'anno, a fine anno vi troverete un guadagno di 60 euro, quindi non diventerete ricchi. Quindi il mio consiglio è, se volete entrare in questo tipo di piattaforme, quindi sfruttare questi protocolli, e fatelo se avete dei capitali abbastanza sostanziosi. Il terzo consiglio è, ricordatevi di entrare sempre su queste piattaforme, soprattutto quando avete dei buoni capitali, su delle stablecoin. Questo perché appunto, essendo una stablecoin e quindi non soggetta alla volatilità, vi permette appunto di avere solo ed esclusivamente il guadagno da rendita. Se invece andate a mettere i vostri fondi su, che ne so, facciamo un esempio, una pool completamente di Ethereum, sapete che siete esposti completamente alla volatilità di Ethereum, che può sì andare in alto, ma può anche scendere a picco. Stessa cosa vale quando andate ad inserire i vostri fondi in delle pool che vi danno appunto dei liquidity provider, quindi degli LP, una coppia di valute. Anche se mettete i vostri fondi su una coppia che ha una parte di stable, 50% di stable e il 50% di token di governance o semplicemente, che ne so, di Ethereum, come ho fatto l'esempio di prima, ricordatevi che siete esposti comunque al 50% alla volatilità della coin e siete esposti anche a quello che è l'impermanent loss. Se appunto prendiamo la coppia di prima, quindi stable coin e Ethereum, nel caso in cui Ethereum, come in questo ultimo periodo, facesse delle percentuali di rialzo,
ricordatevi che c'è l'impermanent loss, cioè c'è la perdita sul guadagno. Semplicemente, se avreste holdato Ethereum invece che metterlo in rendita in una pool al 50 al 50, avreste guadagnato molto di più di quello che avete guadagnato appunto mettendolo in rendita in questo modo. Legandomi al primo consiglio che vi ho dato, quindi di non farvi intortare da APY e APR molto alti, una cosa molto legata a questa è appunto di non investire sul token di governance, quindi non andate a comprare la moneta di governance. Molto spesso gli APY, gli APR più alti sono appunto legati al token di governance. Facciamo sempre un esempio pratico, prendiamo una piattaforma DeFi molto molto conosciuta come PancakeSwap. PancakeSwap ha come token di governance Cake, che è soggetto costantemente a dei pump and dump, ma soprattutto dei dump. Questo perché? Perché i token di governance sono appunto utilizzati per dare la rendita. Quindi, semplicemente, se una persona ha messo i propri soldi in farm, in stake, nelle pool, per esempio, di stablecoin, magari ha messo 1000 euro sull'USDT, viene remunerato con delle rendite in Cake. Questa persona o prende i Cake e li rimette in stake, appunto, nella pool del token di governance, per quindi andare a guadagnare APY molto alti, o semplicemente li va a vendere e quindi a tutti gli effetti va a dumpare il token. Li vende perché magari li vuole prendere e rimettere nella stessa pool che sta farmando, oppure semplicemente perché vuole prendersi il gain e intascarselo. Ultimo consiglio, anche se ci sarebbero altre 306.000 cose da dire, se proprio avete dei fondi che volete destinare a un altissimo rischio e quindi volete comprare appunto questi token di governance, io vi consiglio di andare comunque su delle piattaforme già conosciute. Fate attenzione ai nuovi protocolli, anche se avete utilizzato i siti che vi ho suggerito prima per andare ad analizzarli, magari hanno tutti gli audit del caso. Magari, come l'esempio di prima, l'esempio di PancakeSwap, va bene, comprate i Cake piuttosto di andare a mettere i soldi appunto su delle farm sconosciute che magari appunto vi dumpano del 70-80% il token di governance e andate a perdere tutti i vostri fondi. Sempre in questo consiglio, un'altra cosa che potrebbe essere magari intelligente, e se volete appunto andare ad avere un alto rischio, è andare a sfruttare le novità. Per esempio, ultimamente Solana e Avalanche hanno fatto un pump enorme ed hanno delle piattaforme di DeFi con delle rendite molto molto alte. Molto spesso i progetti di punta che troviamo su queste blockchain sono dei progetti che fanno affluire un botto di fondi al loro interno e quindi sono sicuramente sicuri rispetto a progetti appunto un po' così scammerini che possiamo trovare in giro. Quindi sfruttate l'inizio di questi progetti, sfruttate l'inizio di questi protocolli, perché in questo modo riuscite a prendere tutta la parte di pump dei vari token. E poi ricordatevi però di non tenere i fondi a lungo termine, perché rischiereste comunque appunto di andare a beccarvi di quei dump incredibili e di perdere tutto l'investimento più il rendimento che avete fatto nell'arco del tempo, insomma. Quindi sfruttate l'inizio dei vari progetti e sfruttate le nuove blockchain. Bene ragazzi, questo video è colmo di consigli e saccenza, spero che vi possa essere utile per evitare di fare gli errori che la maggior parte di noi che siamo qua a fare questi splendidi video da saputelli abbiamo già fatto. Abbiamo già perso soldi, eccetera eccetera. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, anche se un pochettino lunghetto. Mi raccomando, condividete, mettete mi piace, eccetera eccetera eccetera, e vi saluto e al prossimo video.